L'Ndrangheta, ad esempio, ha sempre cercato accordi con nome delle istituzioni per aggiustare i processi, per avere quantomeno degli sconti, proprio per questo non ha partecipato allo stragismo, anche seppur invitata più volte da Cosa Nostra, anche in modo pressante. Quindi la stagione dell'ostracismo si è dimostrata perdente, si è dimostrato che l'ostracismo non conviene perché quella Cosa Nostra infatti non esiste più, lo Stato è stato costretto a reagire e quindi reagendo ha eliminato quella mafia violenta, rozza, perdente, non intelligente, non illuminata. Frattedi, la mafia foggiana? Ma la mafia foggiana è una mafia molto violenta e effervescente che ha bisogno di farsi conoscere e proprio per questo usa in modo smisurato la violenza, come ad esempio accadeva decenni fa per Cosa Nostra o per l''Ndrangheta. Quindi è importante intervenire in modo sistematico, già so che lo si fa, per evitare che diventi una mafia strutturata, che diventi una mafia di colletti bianchi.